Fabio, ormai manca davvero poco. Come stai fisicamente? Sei pronto per ripartire? Guarda, credo che abbiamo lavorato molto bene sotto il punto di vista fisico. Il prof ha cercato di improntare questo mini ritiro, diciamo, per rimetterci in sesto fisicamente. Mi sto iniziando a sentire meglio sicuramente da quando abbiamo ripreso. È stata dura riprendere il ritmo degli allenamenti dopo un lungo stop. Guarda, secondo me è stata tanta la voglia che avevo e che avevamo di riprendere che è stato più un aspetto mentale per quanto riguarda la ripresa. A livello fisico sicuramente ci sono aspetti che hanno caratterizzato questi giorni di fatiche, perché comunque il lavoro si è fatto sentire dopo un lungo stop, però a livello mentale è stato sicuramente un sospiro di sollievo. Ti chiedo nello specifico su cosa state lavorando e tu in particolare su cosa ti stai concentrando per farti poi trovare al top della condizione. In questo periodo abbiamo lavorato tanto, come ho detto prima, fisicamente, perché i 2 mesi e mezzo di stop hanno caratterizzato una perdita di condizione fisica. E quindi abbiamo lavorato tanto fisicamente e sicuramente stiamo iniziando a preparare la prima di questo mini campionato che ci aspetterà. Un weekend in cui riparte il calcio in Italia, un anticipo di ciò che sarà. Ecco, cosa nello specifico, ti incuriosisce di questa esperienza? Ma sicuramente inizieremo a rivedere un po' quello che era il calcio d'agosto dello scorso anno, perché secondo me la brillantezza mancherà, come abbiamo visto anche dal campionato tedesco, le prime partite saranno caratterizzate da squadre lunghe che si allungheranno nel corso della gara, però secondo me dobbiamo essere noi bravi nel rimanere compatti e cercare di sfaldarci il meno possibile in modo tale che gli avversari non prendano il sopravvento negli spazi che potremmo lasciare. Cosa cambia per voi calciatori con queste regole dal punto di vista mentale e dell'approccio? Ma credo che cambi a livello soprattutto di attenzione, perché ci sono tanti vincoli da rispettare, questo protocollo nuovo che impone determinate attenzioni sul comportamento, no? Che si ha anche nei confronti del direttore di gara, nello scendere in campo, squadre distanziate, insomma, questo protocollo che impone delle attenzioni che fino ad oggi non abbiamo mai avuto. Quindi sicuramente a livello mentale, a livello di attenzione, sarà fondamentale stare sempre sul pezzo, non solo per lo svolgimento delle gare, ma anche nei comportamenti esterni dal campo di gioco. È stato definito, l'abbiamo detto prima anche, un mini torneo. Si gioca a ritmo serrato, con il caldo, poco tempo per recuperare tra una gara e l'altra. Ma quali sono le caratteristiche, su cui può puntare il Lecce? Ma secondo me dobbiamo essere il più lucidi possibili a livello mentale e farci consigliare dai nostri nutrizionisti e dallo staff medico per cercare di recuperare il più in fretta possibile tutte le energie che si sprecano e si usano sia a livello mentale ma soprattutto fisico durante queste gare. Il tempo per preparare le partite è davvero breve e quindi l'aspetto mentale sarà fondamentale, ma anche quello fisico ci dovranno aiutare con tutte le loro conoscenze per cercare di affrontare nel migliore dei modi 3 partite ogni settimana. Identità e il gruppo rimangono le caratteristiche, i punti di forza di questa squadra. Assolutamente sì, io credo che questo sia un gruppo di uomini veri che tirerà fino all'ultimo secondo per arrivare a questa salvezza che noi vogliamo tanto. Tu e Rossettini siete le colonne portanti della formazione di Mister Liverani per presenze e prestazioni, una sola assenza per squalifica, una responsabilità in più, ma certamente un aspetto che ti gratifica.
Sì, assolutamente. Significa che il lavoro che svolgiamo quotidianamente soddisfa il mister, perché se ci schiera, cerchiamo di dare quelle garanzie che lui vuole. Sicuramente, a volte i numeri parlano anche in maniera differente, però, l'impegno è sempre massimale, ed è quello che secondo me caratterizza il fatto poi che ci schiera ogni partita. Come si affronta il Milan, Fabio? Si affronta con tanta fame, tanta voglia e tanta determinazione. Sicuramente non sarà una partita facile. Loro vengono già da una gara di Coppa Italia disputata, quindi potrebbero avere già un ritmo differente dal nostro, però giochiamo in casa, sappiamo che dobbiamo alzare questa asticella nelle mura amiche perché è stato raccolto meno di quello che abbiamo fatto. Quindi dobbiamo alzare questa asticella a livello mentale per cercare di raccogliere più punti possibile affinché poi la classifica parli diversamente da quello che in questo momento sta parlando. Parentesi calendario, distanze annullate, si ricomincia da capo, tutto da rifare. Sì, si ricomincia da capo a livello fisico, si ricomincia da capo a livello mentale, però si ricomincia con una classifica che in questo momento dice che siamo appagliati con il Genoa. Quindi dobbiamo far sì che sotto di noi ci siano quelle tre squadre che permettano di conquistare questa storica salvezza. Quanto vi mancherà il supporto del pubblico giallorosso? Sicuramente tanto, loro in questi 2 anni che io sto a Lecce hanno contribuito molto nel caricare la squadra, nel sostenerla, nel darci quella spinta necessaria nei momenti di difficoltà che hanno sempre dato. Quindi mi auguro che presto li rivedremo allo stadio e mi auguro che anche e nonostante questa distanza che ci sia tra noi e loro, in questo momento venga colmata comunque con il calore che ci fanno sentire quotidianamente in città.